Una copertina per tre, due di queste però sono in bianco e nero. La prima, la più bella e colorata, spetta ad Antonio Conte. Il suo miracolo gli sta riuscendo in pieno. La curva del San Nicola lo acclama prima e durante l'incontro con l'Avellino. Il 3-0 è indiscutibile. Il distacco che aumenta sul Livorno è un dato di fatto, ma è proprio perché questo Bari è bello e cinico che sorge spontanea una domanda. Ma Conte, per andare in A, davvero ha bisogno degli aiuti arbitrali, come è accaduto negli ultimi tempi? E qui arriva la seconda copertina del sabato. Brighi di Cesena, prelevato ieri da casa per sostituire Stefanini, ufficialmente influenzato. Ad Avellino avevano storto il muso per questo cambio. Con il senno del poi, gli Irpini, che preparano un dossier sui torti arbitrali, vanno su tutte le furie. Dopo 25 secondi, Brighi manda il Bari in paradiso. Per grazia ricevuta, lanza appesantito De Martino. Il rigore non c'è, ma questo è un dettaglio. Gli Irpini protestano, non serve. Ci avevano provato già in passato Mantova ed Ascoli. Barreto dal dischetto non è uno che perdona e l'intuizione di Raffaele Gragnaniello serve a poco. I 25.000 del San Nicola non credono a così tanta grazia. Le scelte di Antonio Conte, Lanzafame e Guberti esterni, Barreto e Kutuzov centrali pagano. Le decisioni di Campilongo hanno invece poco senso. Al terzo minuto Roberto De Zerbi potrebbe riportare subito il risultato in parità, ma sbaglia da pochi passi, graziando Gillet. Ulteriori commenti sarebbero superflui. Al settimo la capolista continua la festa. Il Bari trova il raddoppio, ancora con Barreto che sfrutta il cross di Guberti. La difesa ospite non a caso è la terza peggiore del torneo. I pugliesi abbassano il proprio baricentro e i biancoverdi insistono, ma non trovano il gol che riaprirebbe il match. De Zerbi su punizione mette al centro un pallone velenoso per Cosenza. Ancora Gillet si salva in calcio d'angolo. Da un rigore concesso ad un altro ignorato, Brighi preferisce non infierire sul Bari di Matarrese e questo contatto Sforzini-Esposito è per il fischietto cesenatico più regolare di quello tra Lanzafame e De Martino ad inizio partita. Terna arbitrale ancora protagonista al 21esimo. L'Avellino trova il gol del 2-1 con il solito Ferdinando Sforzini, ma la bandierina di Bernardoni puntuale si alza al cielo di Bari. Nel dubbio il primo assistente di Brighi preferisce annullare la rete dell'attaccante romano. Da questo momento in poi gli ospiti si scoraggiano, mollano l'idea dell'impresa e si concedono alla capolista, che da qui alla fine potrebbe anche infierire su una squadra ormai spacciata che martedì con il Frosinone dovrà rinunciare anche al suo uomo più in forma, Ferdinando Sforzini, diffidato ed ammonito per questo fallo su Andrea Masiello, un ex, insieme a Vitali Kutuzov. L'Avellino resta in inferiorità numerica ad inizio secondo tempo per l'espulsione del difensore ungherese Tamás Vasco. Conte guarda avanti al match di Grosseto e inizia il turnover. Esce il re di giornata Barreto, autore di una doppietta. Entra Galasso, unica macchia del sabato. Lo sfogo del brasiliano, contrariato per la sostituzione, manda a quel paese Antonio Conte e tutti i componenti della panchina. Un solo saluto rivolto alla curva del San Nicola. Al 39esimo ecco il tris. La festa Bari può e deve continuare, anche perché l'invito è pervenuto al difensore dell'Avellino, scuola Inter, Zè. Buco centrale, Caputo fulmina un incolpevole Gragnaniello. Da Bari non si passa, anche perché con l'avvicinarsi dell'obiettivo la città si stringe intorno alla sua squadra. Potrebbe esserci anche nella finale, come ad inizio match, gloria per Davide Lanzafame, questa volta non per una caduta galeotta. Il palo ferma l'ex palermitano, manca ancora una copertina in bianco e nero. È per Sasà Campilongo. Alla vigilia aveva detto di saper fermare il Bari. Le istruzioni, le stesse della salvezza, probabilmente le ha lasciate a casa. Continua la maledizione Bari per l'Avellino. Un anno fa la retrocessione in C1 arrivò proprio in questo stadio. Finisce forse la maledizione Avellino per Antonio Conte, che al suo esordio aveva perso contro gli Irpini e in questo campionato la prima partita persa fu al Partenio. Oggi Bari sogna, la classifica glielo consente, perché questa squadra non ha bisogno di rigori a favore e gol irregolari convalidati, oppure guardaline di Molfetta e Bari spedite alle partite di Parma e Livorno, o arbitri cambiati a 24 ore dall'incontro. Certo, anche questo non guasta mai. Insomma, a noi non piacciono le polemiche arbitrali, però qui altro che moviola, Davide, dobbiamo fare il moviolone. Sei pronto, Alfredo? Non ci piace, insomma non è il mi sto stile, preparando. Porca miseria, lo posso dire porca miseria in onda, no? Ma ogni sabato adesso c'è una polemica arbitrale e noi non possiamo sinceramente passarci sopra, sorvolare. Ma per quanto riguarda il senso del servizio, ci sono delle verità. Io non sono d'accordo sulla storia dei guardaline, l'ho detto la settimana scorsa, perché se cominciamo adesso a fare anche dei sospetti sui guardalini di Molfetta, dobbiamo fare dei sospetti sui guardalini di tutte le città impelagate o impegnate in questo campionato, e allora dobbiamo mettere 5 assistenti e dobbiamo prenderli dall'estero, perché qualcuno ha un riferimento con una città di origine, quindi non possiamo adesso allargare il discorso ai guardalini, punto, a capo. Condivido la parte del discorso legata al fatto che il Bari non ha bisogno di queste cose. Il rigore non c'era,
perché secondo me il rigore non c'era. Adesso riveniamo l'episodio e sfruttiamo anche Davide Moscardelli da attaccante, magari. Eccolo qua, Alfredo, eccolo, Davide. Questa è velocità normale, ovviamente. Ma non so se c'è un incrocio tra le gambe del difensore e dell'attaccante. Ho visto una mano appoggiata sulla spalla dell'attaccante, ma non penso sia. Di De Martino, eccola.